Molte parole che vengono usate da attivisti, dalle persone impegnate, diciamo, ci sono poi le parole che vengono, che hanno, vanno per la maggiore, no? Quelle delle, che diventano il mainstream. Poi ci sono quelle usate dalle persone rispettabili, dai politici rispettabili, no? E io le metto in una lista, faccio una mia lista nera di queste parole. So it starts with Oslo. Oslo is one of the most hated words. Then it continues with process. Then negotiations. Then compromise. Then dialogue. Then tolerance. La prima parola in questa lista nera è Oslo, la più odiata per me. Poi c'è la parola processo, poi negoziati. Poi la parola compromesso, poi la parola dialogo e tolleranza, e tolleranza. And unfortunately, I can add to this list two other words, solution and peace. E sfortunatamente devo aggiungere a questa lista altre due parole, una è soluzione e l'altra è pace. Because the essence of what has been happening during the last 20 years since Israel and the Palestinians started the Oslo negotiation process is that all these words of content have been completely emptied of this content. Perché l'essenza di ciò che è successo negli ultimi 20 anni in Palestina, insomma, in Medio Oriente, da Oslo in poi, è che tutte queste parole sono state svuotate del loro significato. The other words, there is the word violence that we usually address to the Palestinians when we check if they are acting against the occupation, Israeli occupation, in a proper way. Poi c'è la parola violenza che di solito viene rivolta ai palestinesi per determinare se stanno agendo in qualche modo contro l'occupazione. So Palestinians have to cross off every time that they are launching a non-violent resistance against the Israeli occupation, and there are many donors who embrace this way of language. Quindi i palestinesi devono in qualche modo, diciamo, dimostrare che no, nel loro agire non si ammantano di questa parola. Well, Sì, diciamo che non sempre una reazione violenta, sebbene siano. While, so putting the stress, putting the emphasis, or putting the onus of non-violence. Scusa, posso usare perché per me è un po' difficile non avere. Mi chiederei, diciamo, di non, se possibile, insomma, interrompere durante, poi magari a fine è previsto uno spazio di dibattito, quindi ognuno di voi può tranquillamente chiedere chiarimenti, insomma, a tutti i relatori presenti. Ecco, grazie, scusate. So, when we refer to Palestinians non-violence or violence, we forget one important thing. That the source of violence and that the everyday violence is the occupation, the Israeli occupation. Quindi quando ci riferiamo a violenza o non violenza in Palestina, possiamo dimenticare da dove origina questa violenza, cioè dall'occupazione israeliana. And violence is not only physical, it's not only violence in killing, violence in the use of arms, violence if hitting. There is a lot of bureaucratic violence that Israel is using in its policies towards the Palestinians, and the main policy has been over the past 25 years to foil the two-state solution. There is a lot of bureaucratic bureaucracy, violent bureaucracy used to implement this policy.
E la violenza non è solamente quella fisica, delle uccisioni, delle armi, è anche la violenza burocratica, no? Che Israele usa nelle sue politiche, causato negli ultimi 25 anni nelle sue politiche, attraverso la burocrazia. So in this context, the world peace is completely out of context. In questo contesto la parola pace è completamente fuori contesto. Because what has been happening during the last 25 years is as far away from peace as you can think. Perché ciò che è accaduto negli ultimi 25 anni non potrebbe essere più lontano dalla pace. Now peace has become a four-letter word to many Palestinians, because it has become an embodiment of a process imposed from the outside and that has no real justice in it. Quindi questa parola per i palestinesi è diventata una parola che ha un altro significato, perché l'incarnazione di qualcosa che è stato imposto dall'esterno non corrisponde al suo significato. What you wanted to ask me, what you asked me yesterday, you didn't ask today, is you wanted something positive, which I perfectly understand, because it's very common in groups like this that you want also you want to hear about positive things. And you asked me about groups that are acting for peace. Ciò che mi avevi chiesto ieri, che poi oggi non hai ripetuto, che se possiamo trovare qualche cosa di positivo, qualche esperienza positiva, ed è perfettamente comprensibile, no? Fra di noi persone che stanno cercando il meglio, cioè gruppi che in qualche modo si impegnino per migliorare le cose. We prefer to say anti-occupation groups, Israeli groups that act against the Israeli occupation, and Palestinians who are active against the occupation in this way or the other. Preferiamo parlare di gruppi anti-occupazione, no? Che siano gruppi israeliani contro l'occupazione o gruppi palestinesi che si impegnano e agiscono in questo senso. I would have loved to tell a lot about the Israeli groups that I'm very proud of, who are acting against the occupation. I would have liked to describe these activities that I must say that over the last 15 years have become much more creative than before. Mi sarebbe piaciuto parlare, descrivere anche di un gruppo di cui sono molto fiera e che è stato attivo negli ultimi 15 anni. But I think it would distract our attention from the general phenomenon that the Israeli public in general supports the government's policies. And those groups that act against the occupation are a tiny, tiny, tiny minority. Ma credo che questo ci distrarrebbe dalla questione principale, dal fenomeno principale, che è quello proprio delle politiche d'occupazione di Israele. Qua invece parliamo di una minoranza, di una grande minoranza della società israeliana. And on the Palestinian side, the activities against the occupation, or let me phrase it that way. On the Palestinian side, every Palestinian family and individual are, in a way, a project of resilience against the occupation. Da parte palestinese, diciamo, l'attività contro l'occupazione la potrei riassumere così, che ciascuna famiglia, ciascun individuo palestinese in qualche modo è occupato, è impegnato contro l'occupazione. Because quella con cui parla la milanese. La traduzione. È quella che ti ha rotto le palle. Sì, appunto, prima mi rompe le palle. Mamma mia. Un'altra cosa. Okay.
personale spaventoso, anche perché siamo qui per confrontarci e per ascoltare. Fa parte anche, mi sembra, dello spirito di questo gruppo. Si sente? No. No. Però mi dovreste... C'è un problema di... No. Si disputano. Sentimi, lo diceva, scusa Mira, anche il professor Morone prima, l'ascolto è molto importante per poter poi dire la più really to survive or to live under Israeli occupation, what I said, the all the forms of Israeli violence and especially the bureaucratic, every family and every person devise their ways. They are ways of resilience, of steadfastness, what we call sumu. Mm. Quindi diciamo per sopravvivere o vivere anche sotto l'occupazione, ogni famiglia, ogni persona trova poi il proprio modo, no, di ritagliarsi. Un modo per continuare. There are in some villages, as you well know, in some parts of the West Bank, initiatives of organized confrontation with the Israeli army to protest about the apartheid wall, to protest about the expropriation of land, etc. In alcuni villaggi ci sono dei momenti di confronto con l'esercito israeliano per protestare contro la distruzione delle case, contro l'occupazione. Hamas say that they lead the resistance against Israel. I think I have my big reservations about the forms of resistance that Hamas have been initiating, or what they say that this is resistance over the past years. Hamas dice di condurre questa resistenza, io ho le mie riserve da questo punto di vista rispetto anche proprio al modo in cui Hamas ha condotto. But there is no attempt, real attempt to channel the individual resilience of 4 million people, no attempt of Palestinian leadership to channel it to popular struggle, to a popular struggle. Very good. Ma in realtà non esiste un vero tentativo di incanalare questi tentativi individuali per unirli in un'unica lotta popolare. The difference between resilience and resistance is exactly in being organized. In being strategized. There is no strategy of resistance. Allora, la differenza fra resilienza e resistenza sta proprio nel fatto di non essere organizzati, nel non avere una strategia. And unfortunately, Palestinians know much better about every Palestinian gunman who has been shooting to the air or not to the air in the last years than they are familiar with names of Palestinians who are, for the past 10 or 15 years, go on these popular struggles in the villages confronting the Israeli army. Sfortunatamente i palestinesi hanno avuto molta più familiarità con diciamo, persone che hanno preso un fucile e sparato per aria che non con che non con coloro che hanno confrontato l'esercito israeliano in lotte popolari. So there is still what I call the cult of the armed struggle against among Palestinians, the cult of the armed struggle among Palestinians that overshadows or that overpowers and takes the attention away from forms of popular struggle which cannot be armed.
Quindi c'è ancora il culto di una lotta armata fra i palestinesi, devo dire, piuttosto che quello di una lotta popolare. So, starting with the words that I hate, or we hate, and that we cannot use, I'm ending with another unpleasant conclusion that right now, there isn't much, in spite of the activities that do exist among Israelis and Palestinians, still the overwhelming majority is not engaged in activism against the occupation on both sides. Quindi diciamo, abbiamo cominciato con una parola che non odiavo e finisco nel dire una cosa che non ci farà tanto piacere, ma ancora devo dire che nella maggioranza della popolazione non c'è un impegno per finire l'occupazione. Daesh, first of all, is seen by Palestinian society as a threat to themselves because there are so many things that we don't know about it. Daesh è visto dalla società palestinese prima di tutto come una minaccia per sé, perché ci sono così tante cose che noi non sappiamo di Daesh. And because at the same time it draws its inspiration from statements and from verses in the Quran that are known to everybody. E allo stesso tempo attrae e prende ispirazione da versi coranici che sono conosciuti a tutti. If we look at people who have shown interest in joining Daesh, we find a huge variety of reasons. Se guardiamo alle persone che hanno espresso un interesse nell'unirsi a Daesh, troviamo una varietà di possibilità. From some kind of personal discomfort or antagonism at home. Da un certo disagio personale o conflitto domestico a casa propria. To a fundamentalist interpretation of Quran and Islam. Ad un'interpretazione fondamentalista del Corano e dell'Islam. I guess this is true about the thousands who have joined Daesh, I mean youngsters who have joined Daesh and from Europe as well. That this is something that we can say is in common. E, questo è vero per le migliaia che si sono unite a Daesh anche dall'Europa, che hanno, diciamo, questo lo hanno in comune. In a way, this is the easier part, to analyze why youngsters are attracted by Daesh. This is the easier part. In un certo senso questa è la parte più facile nell'analizzare perché i giovani sono attratti da Daesh, da ISIS. I mean this psychological dimension. Intendo la dimensione psicologica. We see people with a very deep sense of disempowerment over the last years, of frustration, of humiliation, that were pushed to see Daesh as some sort of rescue or salvation. Vediamo persone con un certo senso di perdita di potere, di frustrazione, di umiliazione, che trovano in Daesh un certo riscatto, recupero. We know of people who were tortured in the activists in Syria who were tortured in Syrian by the Mukhabarat of Syria, by the intelligence of Syria, who were tortured so badly that they felt they found themselves in Daesh. Conosciamo delle persone che erano state torturate dai servizi siriani a tal punto che poi hanno trovato in Daesh una un riconoscimento.
And that's what I hear from Palestinian friends mostly, that they are afraid that Palestinian youngsters will be pushed to such ideas because of the disempowerment and the humiliation, the constant humiliation that they feel. E questa è la paura che sento anche, no, venire da molti amici palestinesi, cioè che i giovani palestinesi, proprio per questo senso di perdita di proprio potere, di frustrazione, di umiliazione costante, siano spinti a unirsi a Daesh. And we can't ignore the fact that religion gives those people, gives them becomes a certain weapon in their hands, where they can expropriate expressions, where they can expropriate meanings, and monopolize the idea of fidelity, of religiosity, of connection to God. Dobbiamo dire che comunque, diciamo, dalla religione in qualche modo queste persone possono espropriare dei significati e monopolizzare la connessione con Dio e il senso di fedeltà, di realtà. And I say it based on my encounters with Palestinians and with how they interpret the phenomenon which is not very visible among them, but is very frightening. E diciamo, questo lo vedo anche nella mia relazione con i palestinesi, un fenomeno che non è molto visibile tra di loro, ma fa molta paura. It is frightening because it is possible. E fa paura perché è possibile. And it is possible because all these elements of disempowerment and humiliation and frustration and sense of total weakness vis-à-vis the Israeli occupation is very much there. Ed è possibile perché questo senso di umiliazione, di frustrazione, di perdita del proprio potere è molto presente nelle loro vite, no? But then there is the other element which is much more difficult for us now to know. Poi c'è un altro elemento che è molto difficile per noi oggi da conoscere. And these are all the forces that have the interest of unleashing this kind of movement. E riguarda tutte quelle forze che hanno qualche interesse nel lasciare fare strada, no, questo tipo di forze. People talk about businessmen in Saudi and in Qatar who have been paying Daesh from the beginning, or the leaders of Daesh from the beginning. Gente parla delle, no, i businessmen in Qatar e in Arabia Saudita che hanno foraggiato fin dall'inizio Daesh. And others, and I don't have to dwell into it because I think that you share with me all those riddles that we read in international press. Ora, diciamo, non mi dilungo, diciamo, non devo andare più in profondità perché so che condividiamo, diciamo, una serie di informazioni che ci vengono anche dalla stampa internazionale. Israel, of course, officially is very much against this phenomenon of Daesh because the threat it threats to attack, for example, Jordan, which is an ally of Israel. Israele ufficialmente è contro Daesh perché è una minaccia che, per esempio, si rivolge contro la Giordania, che tecnicamente è alleata di Israele. At the same time, it is a comfortable reality because it deviates the attention from talking about occupation. And it's very easy to talk about Islam as essentially violent and essentially dangerous. Ma allo stesso tempo è comodo Israele perché in qualche modo devia l'attenzione da Israele stesso e fa sì che si possa parlare dell'Islam come di qualcosa di violento, di pericoloso. I cannot say I know much about Israeli
inner doings vis-à-vis Daesh, but I assume that there is not one position within the Israeli elite towards how to deal with this dangerous phenomenon. E non posso dirvi sapere se ci sono poi dei, come dire, dei contatti diretti fra Israele e Daesh, però diciamo che nell'elite perlomeno ci sono diversi tipi di sensibilità su questo, no, di posizione. Well, I think to tell, it's easier for me to talk about what it means for Palestinians and for leftists. È più facile per me parlare di quello che significa per i palestinesi e per le persone di sinistra. We can see how directly connected it is to the wars, to concepts of war and to the consequences of wars that those who initiated the wars, which means the West and America, did not foresee. Possiamo vedere quanto sia strettamente connesso alle guerre e alle conseguenze delle guerre che i paesi occidentali, diciamo, di cui i paesi occidentali non hanno potuto prevedere le conseguenze. There is an inbuilt brutalization which is in every war. C'è una brutalità che è insita in ciascuna guerra. And this brings me to how Palestinians can work now with the permanent sense of frustration vis-à-vis Israel. E questo mi porta a cercare di parlare di come i palestinesi possano ora lavorare con questo senso di frustrazione nel vis-à-vis, no? Nel face to face con Israele. The possibility of another round of an armed clash with Israel, like the Second Intifada, has now the potential of Daeshization, because it exists. La possibilità di un secondo round, di un nuovo conflitto con Israele, è ora connessa con questa isizzazione, diciamo, che c'è. And this is one of the things that make people very hesitant about the possibility of a third intifada. E questo è una ragione che fa sì che le persone siano molto esitanti rispetto a una possibilità di una terza intifada. Just two or three weeks ago, a prisoner, a Palestinian administrative detainee, that is a man who is in jail without a trial, and he is from the Islamic Jihad. Due o tre settimane fa, una persona dell'amministrazione palestinese che è in prigione senza aver avuto un processo, went on a hunger strike as a protest against his administrative detention. Ha cominciato uno sciopero della fame come protesta per questa sua detenzione amministrativa. He almost lost his life. Ha quasi perso la vita. His organization, the Islamic Jihad, kind of promised or threatens to retaliate if he indeed dies. E la sua organizzazione, che è Jihad Islamica, ha promesso, minacciato una reazione, una vendetta, diciamo, se lui non verrà. I can tell you that many people around me, where I live, and also in Gaza that I talk to, and in Ramallah, and in Nablus, people were concerned that he might die because they were afraid of these consequences that nobody can control. Vi posso dire che molte persone dove vivo io, a Ramallah, a Nablus, molte persone che conosco erano preoccupate che questa persona potesse morire proprio per la paura delle conseguenze di questa morte. Which means if the Islamic Jihad decides to reply Israel by a missile or something like that,
che vuol dire che se la jihad islamica decide di rispondere a Israele lanciando un missile, diciamo, qualcosa del genere, a missile from Gaza or something of the sort, then Israel would need, would, you know, in this masculine competition, Israel would have to answer as well. A quel punto, per esempio, diciamo, fosse un missile da gas o qualcosa del genere, in questa competizione, no? Questo mostrare i muscoli, Israele dovrebbe a sua volta rispondere. And vice versa. So, Daesh in a way now is a form of warning to people that brutalization is a possibility. It is possible to prevent it, but with a lack of leadership, it is very difficult to prevent it. Quindi diciamo, e rispetto a quello che diceva prima, viceversa. Quindi diciamo, Daesh oggi è come un grande warning, attenzione, perché mostra una possibilità di brutalizzazione. Diciamo, è difficile capire come questa si possa prevenire. Sarò più obbediente dei miei colleghi e seguirò Fabio. And address the question of self-determination. E proverò a rispondere alla questione dell'autodeterminazione. It is indeed an old concept. È infatti un concetto molto vecchio. But it remains subversive. Ma rimane comunque cruciale. Because the idea of a concept of self-determination, perché l'idea, il concetto dell'autodeterminazione, acknowledges the changeability of situations. Riguarda la possibilità effettivamente di cambiare la situazione. It challenges fascist and other reactionaries' frames of mind. Mette in discussione, prova ad affrontare uno schema mentale fascista e altri schemi reazionari. That human conditions are static. Cioè quelli che per cui la condizione umana è un fatto statico. It acknowledges that things were one thing and then they changed to another form. Illustra il fatto che le cose erano in una determinata maniera e poi che possono cambiare. And a people that maybe 500 years ago did not exist as a people is a people today. E persone che 500 anni fa non esistevano come un popolo esiste oggi. As you know, one of the arguments of many Zionists is that the Palestinians are newcomers in Palestine. Perché come voi sapete, uno degli argomenti dei sionisti è il fatto che i palestinesi sono degli ultimi arrivati, sono i nuovi arrivati. Indeed, many came to Palestine, and many Arabs or Muslims came to Palestine during the Ottoman Empire. In effetti molti palestinesi e molti arabi sono arrivati in Palestina durante l'impero ottomano. And others who were there for many hundreds of years connected themselves to Damascus or to others to Egypt, but not as Palestinians. E altri che erano lì da centinaia di anni erano connessi con Damasco e con l'Egitto, ma non in quanto palestinesi. If this is true, it doesn't mean that today and that 50 years ago and 70 years ago the Palestinian people was not and is not a Palestinian people. Ma anche se questo è vero, non significa che 50 anni fa, 60 anni fa, 70 anni fa i palestinesi non fossero effettivamente palestinesi. Who has the right of self-determination like any other people? Un popolo che effettivamente ha il diritto all'autodeterminazione come ogni altro popolo. The concept of self-determination acknowledges the equality among peoples. Il concetto dell'autodeterminazione implica il concetto dell'eguaglianza tra le persone. And it implies the responsibility of the world to
make sure or to guarantee this this equality. E implica il fatto che il mondo debba garantire questo tipo di uguaglianza. So it keeps our potential to demand the world to act in order to materialize the right of self-determination. In qualche modo tiene la potenzialità di chiedere dal nostro punto di vista al mondo il fatto di garantire la nostra possibilità di autodeterminazione. The problem here is not so much about the acknowledgement of the right of Palestinians for self-determination as it is with the realization of it. Qui il fatto non è effettivamente quello di comprendere, quello di illustrare il diritto dell'autodeterminazione, ma di come effettivamente realizzarlo. Israel has excelled, especially in the last 25 years, to pretend that it goes towards the realization of Palestinian right for self-determination and doing the opposite. Gli israeliani hanno eccesso negli ultimi 25 anni nel dire che stavano garantendo il diritto all'autodeterminazione palestinese, ma in effetti andando nella direzione opposta. What has been happening for the past 25 years under the guise of a peace process was the Bantustanization of Palestine. Quello che effettivamente è successo negli ultimi 25 anni, chiamato sotto il nome di processo di pacificazione, è stata la bantustanizzazione della Palestina. And if you look at the map and you compare to how it looked 25 years ago when Fabio came and today, you see the difference, the big difference. E se guardate effettivamente alla mappa di 25 anni fa, quando Fabio è venuto, e guardate la mappa di oggi, potete capire qual è la grande differenza. This Palestinian enclaves or fragmentation is not only typical to Gaza and the West Bank, actually it applies also to what happens on the other side, on the Israeli side of the green line. Questa parcellizzazione, questa separazione, frammentazione in enclavi palestinesi non si dà solo in Cisgiordania, nella striscia di Gaza, ma effettivamente anche dall'altra parte della Green Line in Israele. So you will see the map and you will see little islands, Palestinian islands, on both parts of the Green Line, covered by the Israeli Jewish expanse or encircled by the Israeli Jewish expanse. Per cui vedrete tutte queste macchie verdi sia da una parte della Green Line che dall'altra parte, intorno a tutta un'area colorata che spiega l'espansionismo israeliano. That's where I differ very much from Jeff. E questa è la cosa su cui io ho una differenza molto grossa con Jeff. I think that indeed the wish, the Zionist wish to see Palestinians disappear from the country exists. Perché io credo che effettivamente ci sia questo desiderio, questa speranza da parte dei sionisti che i palestinesi scompaiano da Israele. But political Zionism has realized that it is impossible to materialize this wish to make Palestinians disappear. Ma il sionismo politico in realtà ha compreso negli anni che realizzare questo desiderio è politicamente impossibile. The Israeli compromise, internal compromise, are all those little islands or enclaves or bantustans, whatever you call it. E quindi il compromesso israeliano è quello della bantustanizzazione, della costruzione di queste piccole enclave o frammentazione, come volete chiamarla. So no wonder, so in this context of fragmentation, the Israelis say, okay, Palestinians can have their right of self-determination in what I term the seven-state solution, not the two-state solution, but the seven-state solution. Quindi in questo contesto di iperframmentazione, di enclavizzazione, gli israeliani dicono sì, potete tranquillamente avere diritto all'autodeterminazione, e questa è quella che io chiamo la soluzione non dei due stati, ma del settimo stato, dei sette stati. You can say five, you can say eight, it doesn't matter, but you know what I mean. Gaza, state of Gaza, state of Ramallah, state of Israel, state of Nablus, state of Jenin, eccetera, eccetera. Quindi voi potete dire 7, 8, 5, quello che volete, stiamo parlando di Gaza, di Nablus,
della Cisgiordania, di tante piccole tratte. So no wonder that in this situation you don't hear Palestinians in general talk about their right for self-determination. It's not a very, very talked about, it's not a slogan heard so much as before. Quindi voi vi potete immaginare che non è sorprendente il fatto che i palestinesi in questa situazione di iperframmentazione non parlino della questione del diritto all'autodeterminazione. You hear much more about the right of return of all refugees to all of Palestine. Ovviamente sentite molto di più lo slogan del diritto al ritorno di tutti i palestinesi in tutta la Palestina. You hear about the one state. Sentirete parlare della soluzione dello stato singolo. You hear that Israel is an apartheid state and should be dissolved like the apartheid South Africa was dissolved. Sentirete che lo Stato di Israele è uno stato di apartheid che andrebbe dissolto come fu dissolto lo Stato del Sudafrica per l'apartheid. And this, and I have to tell you because you know, like we don't need to spend more time talking about the crimes of the occupation and Israeli settler country. E questo, vabbè, non ve lo devo continuare a dire perché non dobbiamo fare tutto l'elenco di tutti i crimini israeliani, però effettivamente è quello dei coloni. You all agree that this is wrong and this is untenable. Tutti voi ovviamente riconoscerete che questo è sbagliato e inaccettabile. We should reflect a bit about the slogans of one state, right of return, and Israel is an apartheid state that should be dissolved. Dovremmo riflettere quindi su questi tre elementi dello slogan, cioè un solo Stato, diritto al ritorno, e Israele che come Stato di apartheid andrebbe dissolto. One of the things that I've realized after living for so long among Palestinians, almost 20, more than 20 years already. Quello che effettivamente ho realizzato vivendo tra i palestinesi per più di 20 anni oramai. I realize or I accept that I should be also be defined as a settler. Ho realizzato che forse anch'io dovrei effettivamente essere definita come una colona. Yeah. And not because I live in Ramallah, but because I was born to parents who came to Israel in 1948. Ma non tanto perché vivo a Ramallah, ma perché io sono nato da genitori che sono arrivati in Israele nel 48. So is my friend Michal. Così è la mia amica Michal. She was born to parents who came to Palestine, Israel. Lei è nata da genitori che sono arrivati in Palestina, in Israele. Within a system that deprived Palestinians of their rights. In un sistema che priva i palestinesi dei loro diritti. And any other Israeli in this room is the same settler like ourselves. E tutti gli altri israeliani in questa stanza sono coloni, come siamo noi. Okay, so we are settlers and there are almost 7 million settlers in Israel Palestine, quindi, not only in the West Bank. Quindi noi siamo coloni e ci sono 7 milioni di coloni in Israele, non solo nella Cisgiordania. So what do we do with us? Quindi cosa vogliamo fare con noi? I hear also, because of the frustration in among Palestinians, I hear more and more the ideas among young, but not only, or not always only young people, Palestinians, who say that you settlers have to go back to where you came from. Mi capita di sentire sempre di più tra tanti anche palestinesi giovani che dovuto probabilmente alla frustrazione che voi siete dei coloni e dovreste tornarvene a casa vostra. From my personal experience, I know many Palestinians who talk about one state, but this state is without Jews. Nella mia esperienza io conosco molti palestinesi che parlano della soluzione di uno Stato, ma loro parlano della soluzione di uno Stato unico senza ebrei. Or at most, they agree to accept us as a religious group. O al massimo ci accetterebbero come un gruppo religioso. But we are not a religious group. Ma noi non siamo un gruppo religioso. Remember about the changeability in the concept of self-determination? Ricordate
la questione dell'intercambiabilità all'interno del concetto dell'autodeterminazione. The Israeli Jews, yes, we are settlers, but in the past 70, 100 years or so, we have become into a people. Noi sì, effettivamente siamo dei coloni, ma negli ultimi 70 anni noi sì, ci siamo effettivamente trasformati in un popolo. We have a language. Abbiamo una lingua. We have a culture. Abbiamo una cultura. We have history together. And a little bit. It's hard to see. I don't know if people want to come this way. È difficile da vedere, non so se volete venire da questa parte. But to give you a picture into Palestine. Per darvi una fotografia dell'interno della Palestina. Into the occupation. L'occupazione. And if we're talking about the convergence of politics and human solidarity. Se vogliamo parlare della convergenza possibile tra politica e solidarietà umana, then I think our work to support Palestinians whose homes have been demolished by Israel is a good example of that kind of work. Allora penso che il nostro lavoro di supportare i palestinesi a cui sono state demolite le case potrebbe essere un buon esempio di questa convergenza. It's very hard to see. With all the lights, è un po' difficile vedere per tutta la luce che c'è qui. The left has never been real high tech. La sinistra non è mai stata veramente high tech. Also in Italy. So, Israel has demolished since 1967. Israele ha demolito fin dal 67. 46,000 Palestinian homes. 46,000 case palestinesi. In the occupied territory. Nei territori occupati. Thousands of more have been demolished inside Israel. E migliaia di altre sono state demolite all'interno di Israele. So this is the essence of the conflict. Questa è l'essenza del conflitto. Human beings cannot live without a home. Perché un essere umano non può vivere senza una casa. If you are homeless, you're not only homeless, you really can't function as a human being. Se voi siete senza casa, non siete solamente senza casa, non potete effettivamente funzionare come esseri umani. And if you deny a people collectively a home, a homeland, e se voi negate collettivamente ad un popolo una casa e anche una propria patria, then the message is get out. You have no place in this country. Ovviamente il messaggio a quel punto è andate via, voi non avete nessun posto, nessun luogo in questo paese. So as Israeli activists who are committed to living together with Palestinians in equality, quindi come attivisti israeliani che vogliamo vivere insieme ai palestinesi nell'eguaglianza, our organization is in favor of a one democratic state solution. La nostra organizzazione è favorevole alla soluzione di un solo Stato. We resist the demolition of Palestinian homes. Noi resistiamo contro la demolizione delle case palestinesi. We get in front of bulldozers when the army comes to demolish homes. Ci mettiamo di fronte ai bulldozer quando l'esercito viene per distruggere le case. That's why I'm built this way. Per questo sono fatto in questa maniera. And we rebuild homes that have been demolished as political acts of resistance. E noi ricostruiamo le case che sono state demolite come un atto di resistenza politica. We've built almost 200 homes. Abbiamo costruito quasi 200 case. And this is the political part. E questa è la parte politica. Because if it was simply humanitarian. Perché se fossimo semplicemente umanitari, what's 200 homes out of 46,000? Che cosa potrebbe essere solo 200 su 46,000? It's meaningless. Sarebbe senza senso. But if you look at this politically, ma se lo guardate da un punto di vista politico, 200 joint acts of resistance politically of Israelis and Palestinians together, then it's much more meaningful. Ma se guardate questo come 200 atti di resistenza politica insieme tra israeliani e palestinesi, questo ha molto più senso. So just take
I only have 5 minutes. Ho solo 5 minuti. Just to take you quick through what a demolition is. Per portarvi attraverso cosa effettivamente, velocemente, cos'è una demolizione. This is the Shalomri family and their home. Questa è la famiglia di Shalomri e la sua casa. In the town of Anata, in the West Bank, near Jerusalem. Nella città di Anata, nella Cisgiordania, a est di Gerusalemme. It's hard to see, but Salim, Arabia, and their 6 children. È difficile da vedere, ma ci sono Salim, Arabia e loro 6 figli. So, like almost all the Palestinians in the occupied territory, come praticamente tutti i palestinesi nei territori occupati, when they wanted to build a home on their own land, quando vogliono costruire la loro casa sulla loro propria terra, they had to get permission from the Israeli army authorities. Devono chiedere permesso dalle autorità militari israeliane. And since 1967, Israel refuses to allow Palestinians to build new homes. E dal 67 Israele non permette ai palestini di ricostruire nuove case. And that's true inside Israel, not only in the occupied territory. E questo è vero anche all'interno di Israele, non solo nei territori occupati. So Palestinians are forced to build homes so-called illegally. Per cui i palestinesi sono obbligati a ricostruire le case in questa maniera cosiddetta illegale. And they get demolition orders from the Israeli army. E gli viene consegnato un ordine di demolizione dall'esercito israeliano. And they have their homes demolished. E poi gli demoliscono la casa. You never know when they're gonna come. Non saprete mai quando arriveranno. Salim and Arabia lived in their home for 5 years before the Israeli authorities came to demolish. Salim e Arabia hanno vissuto nella loro casa per 5 anni prima che l'esercito arrivasse e demolisse la casa. One day they were having lunch and there was a knock on the door. Un giorno stavano pranzando e qualcuno ha bussato alla porta. And these are the Israeli officials. E questi sono gli ufficiali di notifica israeliani. This is Rami. Questo è Rami. This is Micha. Micha. Accompanied by dozens of Israeli soldiers. Accompagnati da dozzine di soldati israeliani. Salim answered the door. Salim va alla porta. Rami says to him, "Is this your house?" Rami gli chiede, "Ma questa è la tua casa?" Salim says, "Yes, it's my house." Sì, è la mia casa, certo. Rami says, "No, it isn't. It's our house now." No, non lo è la nostra casa adesso. You have 15 minutes to get all your belongings out. We're going to demolish it. Avete 15 minuti per portare fuori tutte le vostre case, poi noi le demoliremo. He's not a terrorist. E lui non è un terrorista. They didn't come to arrest him. Non sono venuti per arrestarlo. He's not a criminal. Non è un criminale. Because Israel wants you to believe that everything it does is for security. Perché Israele vuole farvi credere che tutto quello che fa è per la sicurezza. But this is a clear case simply of ethnic cleansing. Ma questo è un chiaro esempio di pulizia etnica. Ethnic cleansing, right? So you wouldn't agree to just take your furnitures out of the house, would you? Ovviamente immagino voi non sareste d'accordo a semplicemente portare fuori i vostri mobili dalla casa. So Salim resisted. Quindi Salim ha resistito. And resistance is why the soldiers are there. E la resistenza è il motivo per cui i soldati sono lì. And he was beaten and thrown out of his house. È stato picchiato e portato fuori dalla sua casa. Here he's lying on the ground. E qui è lui che è sdraiato per terra. His wife Arabia managed to slam the door shut when the soldiers and Salim were outside. E la moglie, mentre i soldati e Salim erano fuori, è riuscita in qualche modo a chiudere la porta. So the soldiers broke the windows of the house. Quindi i soldati hanno rotto la finestra della casa. And threw tear gas into the house. E hanno lanciato lacrimogeni dentro la casa. With Arabia and her 6 children inside. Con Arabia e i suoi 6 figli all'interno. It's very powerful stuff, tear gas outside. Se immaginate, pensate al fatto di quanto è potente il gas lacrimogeno all'esterno.
And then they broke in the house and Arabia was taken out unconscious. E poi hanno fatto irruzione nella casa e hanno portato Arabia fuori dalla casa in uno stato di incoscienza, svenuta. The kids running and screaming in every direction. E i ragazzini sono scappati correndo e piangendo gridando in tutte le direzioni. So this is a trauma that's going to stay with this family forever. E questo è un trauma che starà con questa famiglia per sempre. Multiply it by 46,000 times. E dovete moltiplicarlo per 46,000 volte. Just last summer in Gaza. Solo la scorsa estate a Gaza. Israel destroyed 18,000 homes. Israele ha distrutto 18,000 case. So we get into the homes we can to resist. Quindi noi entriamo nella casa per resistere. So we're thrown out of the house as well. Veniamo sbattuti fuori dalla casa allo stesso modo. And then the army sends in workers to throw out all the family's furniture. E poi l'esercito manda dei lavoratori per buttare fuori tutto il mobilio delle persone. And the bulldozer comes to demolish the house. E il bulldozer arriva per demolire la casa. And Salim again is on the ground watching. He was not arrested. E Salim è ancora per terra che guarda la sua casa essere distrutta, ma non viene arrestato. So this has nothing to do with security. It's all a matter of driving the Palestinians out of the country. Cioè questo non ha niente a che fare con la sicurezza. È tutto un fatto di spingere i palestinesi fuori dal paese. And the home is gone. E la casa è andata. Sì. So we, together with our Palestinian partners, raise money from people like you. Quindi not noi, tonight, but we do. Quindi noi insieme ai nostri partner palestinesi raccogliamo soldi da persone come voi, ovviamente non questa sera. And we rebuild homes. E ricostruiamo le case. Palestinians and Israelis together. Palestinesi e israeliani insieme. See, here we work with the Land Defense Committee, the Palestinian Land Defense Committee. Se vedete qui stavamo lavorando con il Comitato di Difesa della Terra palestinese. It takes us 2 weeks to build a home. Ci vogliono 2 settimane per noi per ricostruire la casa. We've gotten very good at it. Siamo diventati veramente bravi a fare questa cosa. And in the meantime, we're eating together, and we're spending time, human time and political time together. E nello stesso tempo, come vedete, noi mangiamo insieme, stiamo passando del tempo umano e politico insieme. Here's Arabia with 2 Israeli women rebuilding her home. Qui c'è Arabia con 2 donne israeliane mentre ricostruisce la sua casa. I have to finish now. Devo finire adesso. Let me just say, lasciatemi solo dire, that the home was demolished 6 times. Che la casa è stata demolita 6 volte. And each time we rebuilt it. E ogni volta noi l'abbiamo ricostruita. As a political act of resistance. Come atto di resistenza politica. If they demolish 100 times. Se la demoliscono per 100 volte. We're going to rebuild 101 times. La ricostruiamo per la 101ª volta. So what I want to say at the end is, if you want to join us. Quello che voglio dire alla fine è che se voi volete unirvi a noi, la comuna or just activists in general, la comune o gli attivisti in generale, every summer we have a camp where we rebuild Palestinian homes. Tutte le estati noi abbiamo un campo estivo in cui ricostruiamo le case dei palestinesi. So if anybody's interested, let me know and you can come join us. And that's a real, instead of sitting in a tent, that's a real political and also human act. So, per cui se qualcuno vuole unirsi a noi, lo faccia sapere. Questo è un atto veramente reale e politico, non solo sedersi sotto una tenda.